ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi si ritorna a Mosca, ai laghi Golia, con delle catture veramente spettacolari. Dunque ragazzi, mi raccomando, superiamo i 70 like per questo video. Mi raccomando, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Direi di aver detto tutto, dunque via con la sigla. Vediamo cosa succede. Andrea, dovevi vedere prima. Ti sei perso dei momenti prima. Ti sei perso. Io che prendo una trota riprendendo con il drone in giro e la canna piazzata in acqua. La ferma. Dopo lui che aggancia la trota ce ne aveva 20-30 da dietro. Sì? Col drone, le ho viste tutte. Pensa a te. Spettacolo. Oh, va bene, ho fatto un'altra secca 5 minuti fa. Adesso provo a ninfa, dato che si sono fermate a galla. Io ero lì che, tranquillo, che giravo col drone. Sento pum. Guardo la coda, vedo che parte. Prendo sulla canna, ce l'aveva attaccata qua sotto la pinna. Chiaro. Non so neanche come ha fatto ad attaccarsi. Io non l'ho neanche ferrato, ho visto la coda partire. E dopo l'ultima trota qua che ho fatto è venuta su in verticale così a prenderla. Oh oh. No 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 no. Ninfa. Sì. Guarda qua il salmerino. Top. Oddio. Vediamo un po'. Buono. C'hai minimo 5-6 pesci dietro a rincorrerlo. Presa. No. No. Si è slamato. We'll be right back.
ci sono più possibilità di prenderla per fuori che per la bocca, eh. Come cazzo è possibile? È grande come quella. Adesso cambio mosca. Te ne metto una grande come un pellet adesso. Cioè non è possibile, dai. Presa. Opla. Proprio in punta. Eccota. Guarda trote, eh. Ma su quel lato là è pieno. Minchia, siamo proprio imbranati, eh. Siamo proprio imbranati. Con le trote in frenesia. In superficie non riusciamo a prendere un pesce. Minchia, siamo di fianco. Dappertutto tranne che sulla mia mosca. Oh oh oh. Il lato scuro della pesca a mosca e il laghetto, l'ovetto. Marco, sul lato marino. Vai, vai. Così. Grazie. No! Guarda che là sono anche in doppietta. Subito. Sei un po' in mollo. Oh, finalmente. Fai un pesce. Guardalo là. Ho beccato un bel pesce. Dio, stava portando via la coda. Qua davanti, eh. Io fuori non vedo mangiate, le vedo qua. Vincio. Era da un bel po' che non pescavo a mosca, almeno so di essere ancora in grado. Dai, portatelo via. Porca troia! Doppia. È la stessa. La mia è bella. Porca troia. Porca. Oh. La mia è bella. Cioè, vabbè che ho anche una canna leggera, però ci tiro su carpe. Occhio che salta, occhio che salta. No. Quasi. Dove guadino io qua? No, 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 no. Tanto sono sotto. Dai, vieni su. No, uguale. Pinnata anche bene. Tutte e due. Porca troia. Me l'ha portato via, eh. Guarda dove è appesa. Sì. Questa è difficile da tirar via. Olla. Grande Max, il doppiettone. Sì. Double up. Dai. Dai, dai. Cioè io in 2 minuti tiro fuori una carpa da 3 kg. Capira, capira. E in questo tempo non riesco a tirare fuori una trotella. Bella, guarda come è pinnata. Guarda che rosa. Che roba, sì. Che rosa, che verde, che contrasto. Vediamo un po'. Fantastica. Allora, vivo qua sul nervo.
questi ovetti sono fatti su un amo circle, quindi dovrebbe essere difficile da slamare. Però sono anche difficili da slamare. Le carpe io non riesco a farle, tipo. Aspetta, ok, si è slamata. Tanto è senza ardiglione. Guardala là che va. Presa. Presa. Boia. 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 In punta, proprio. Ok, another one, già slamato, che tonda.